Ok, allora buongiorno a tutte e tutti, benvenuti a questa tavola rotonda di intersezione, Associazione Italiana di Valutazione e Associazione Italiana di Sociologia. Tra l'altro abbiamo la presidente dell'AIS nell'altra sessione sull'università, sulla valutazione dell'università. Invece, per quanto riguarda la sezione di metodologia, vi porto i saluti della nostra coordinatrice Sonia Stefanizzi. Come avrete letto, questa tavola rotonda si intitola Dall'impatto dei progetti all'impatto dei programmi e riflessioni sul metodo e ci tengo come prima cosa a salutare i presenti e i colleghi che hanno dato disponibilità a partecipare a questa occasione di confronto, quindi Nicoletta Stame, già ordinario di valutazione delle politiche pubbliche all'Università La Sapienza di Roma e cofondatrice Past President IVE e Past President European Evaluation Society. Barbara Befani, consulente valutatrice indipendente, fellow presso l'University of Surrey, e poi in procinto di avviare un periodo di visiting fellowship all'Università di Pisa. Tito Bianchi, esperto di analisi di politiche pubbliche presso il NUVAP, Dipartimento per la politica di coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Gianluca Argentin, ricercatore in sociologia generale alla Bicocca e componente del Consiglio Scientifico di AIS Metodologia. E Francesco Matteo Rinaldi, associato in sociologia generale all'Università di Catania e anche lui componente del Consiglio Scientifico di AIS Metodologia. Allora, volevo condividere con voi l'idea guida appunto di questa tavola rotonda che è nata nel confronto appunto con Francesco e con Gianluca, è stata quella di riflettere insieme sulle sfide che la valutazione che si trovano ad affrontare, la valutazione di impatto di programmi complessi in cui sono presenti numerosi progetti e interventi, che sono sfide sia di carattere teorico che di carattere metodologico e che hanno a che vedere da un lato con la complessità della realtà su cui questi interventi intendono agire e dall'altro anche ai contesti organizzativi in cui che sono demandati alla realizzazione di questi interventi. Ovviamente poi sfide che riguardano quali sono approcci, metodi e tecniche che possiamo impiegare per la valutazione di questi oggetti così complessi. In particolare, uno dei temi che è parso di particolare interesse, che poi ha dato un po', è richiamato nel titolo di questa tavola, è la sfida che si trova dinanzi chi finanzia e chi gestisce questi programmi, di coniugare l'esigenza di avere una misura dell'impatto, comunque un feedback sull'impatto di singoli interventi e progetti, con l'impatto invece a livello di intero programma, a livello di intero fondo di finanziamento. Esempi ovviamente molto grandi possono essere le politiche di coesione, un po' più piccoli, no? Gli interventi e i fondi che finanziano gli interventi con i bambini. Quindi diciamo che valutare questi programmi così complessi, valorizzando sia la ricchezza delle esperienze che emergono dai vari progetti, ma traendo anche una stima di quello che è l'impatto d'insieme, è un tema che è attuale e complesso, è attuale, diciamo, ci sono anche altre sessioni che si stanno interessando in parallelo di questo tema. Oggi pomeriggio ci sarà una plenaria su questo tema e comunque in generale l'idea, una parte della riflessione di questo congresso verte proprio su questa sfida anche in relazione al PNRR. Quindi le domande che ci siamo posti sono: quali sono le sfide specifiche rispetto a questo nodo problematico? I problemi dal punto di vista, ripeto, teorico e metodologico, le soluzioni possibili, gli approcci più promettenti e i metodi più adeguati per affrontarle. Mi piace, insomma, soffermarmi sul fatto un momento che questa intersezione fa seguito a altre due intersezioni organizzate nella giornata di ieri,
una con la SIS, Società Italiana di Statistica, dopo la pandemia e verso la nuova stagione di programmazione, quali analisi statistica per la valutazione, e l'altra con la SIA, Società Italiana di Antropologia Applicata, il contributo dell'approccio antropologico alla valutazione. Allora, io ho richiamato queste due intersezioni non solo per appunto dare il giusto rilievo a queste iniziative, ma perché avendo partecipato mi sono reso conto come siano emersi dei temi anche di nostro interesse da questi due momenti di intersezione. Ne cito soltanto alcuni, particolarmente attinenti, come il problema di coniugare diversi livelli di valutazione, comunque la valutazione a diversi livelli. Il problema anche dei tempi nella valutazione e quindi dei feedback che le valutazioni riescono a fornire a chi programma e a chi decide. Il problema di attribuzione causale, di analisi della contribuzione, che saranno anche oggetto degli interventi che sentiremo. Due parole su come pensavamo anche appunto con chi ha dato gentilmente la disponibilità di organizzare questo momento che passiamo insieme. Cominceremo con gli interventi di Tito Bianchi e di Barbara Befani. Appunto, Tito Bianchi si focalizzerà su quelli che sono gli ostacoli alla valutazione di impatto a livello di programma, e con particolare riferimento alla politica di coesione e sugli approcci più adeguati a questo fine. E poi sentiremo invece Barbara Befani che si focalizzerà sulla comparazione sistematica di studi di caso, quindi scenderà a un livello un po' più puntuale di proposta di metodo. Successivamente ci saranno, diciamo, questi interventi avranno circa una durata di 20-25 minuti, poi ci sarà invece tempo per i discussant di intervenire e poi anche per Tito e per Barbara di reagire a questi interventi, a queste suggestioni. Ovviamente le domande del pubblico sono anche le benvenute e come è stato sottolineato potete usare la chat per scrivere le domande che volete fare. E niente, quindi io a questo punto, se siete d'accordo, comincerei con gli interventi. E chiederei in particolare appunto a Tito, che ringrazio, di prendere la parola per il suo intervento. Grazie Claudio, buongiorno a tutti, a tutte, grazie per l'introduzione. Sono molto contento, anche in pratica, non solo per partecipare al convegno del live a cui mancavo da un po', ma anche per questa occasione di confronto sui temi della metodologia della ricerca sociale con questo gruppo dell'Associazione di Sociologia che non conoscevo, quindi vedo anche alcune facce note, più o meno note, quindi tutto ciò mi predispone positivamente. Vorrei rimanere entro i 20 minuti, che spero di farcela, soprattutto per avere la possibilità magari anche di dire qualcosa in chiusura, perché mi fa piacere poi interloquire con persone del vostro rango, diciamo della vostra competenza, ma anche perché io questa competenza in metodologia, diciamo, ce l'ho solo in parte, nel senso che dopo gli studi di dottorato mi sono un po' occupato sul campo di dare applicazione a certe cose che avevo studiato, quindi spero che perdonerete anche magari alcune rozzezze concettuali rispetto a chi si occupa di questo a tempo pieno. Mi sentite bene? Qualcuno mi fa un segno di va bene, Sì, si ok. sente bene, grazie. Allora, io procederei, diciamo, intanto premettendo che il punto di vista da cui parlo, intanto attacco il cronometro, va così, ho un'idea del tempo che sta passando. E, dunque, io, diciamo, lavoro in un'unità di valutazione, oggi si chiama NUVAP, del Dipartimento Politica di Coesione, diciamo, l'istituzione di coordinamento della politica di coesione, che ha un nucleo di valutazione storico, di cui io faccio parte da più di 15 anni in realtà, quindi in un certo senso un ruolo speciale di valutatore dal lato pubblico che coordina un po' la committenza, dà indicazioni metodologiche, conduce alcune valutazioni, ma poi fa anche molta policy, diciamo, mette molto anche le mani, diciamo, nelle politiche, almeno a livello nazionale. Quindi
è un ruolo un po' ibrido, che però ha dei vantaggi e dei limiti, naturalmente, su cui non mi soffermo. Mi occupo in particolare, il mio settore tematico è quello più del sostegno al settore privato, alle imprese, innovazione, un po' lo sviluppo locale, insomma, un ambito di sviluppo territoriale più legato alle piccole e medie imprese, digitalizzazione, eccetera. Quindi questo è un po' il punto di vista da cui parlo di queste cose. Quindi ho in mente, quando penso ai programmi, ho in mente i grandi programmi della coesione, quelli regionali, soprattutto finanziati dal FES, e anche quelli nazionali tematici, soprattutto diciamo legati all'università, alla ricerca, al Ministero dello Sviluppo Economico, eccetera. Quindi diciamo, potrei perdermi nel mio ragionamento alcune esperienze molto diverse da queste. Allora, diciamo, il punto di partenza da cui volevo prendere le mosse del mio intervento è che noi come unità di valutazione ormai da parecchi anni, con le colleghe con cui lavoro, diciamo, diamo degli indirizzi ai nuclei di valutazione, alle autorità nazionali e regionali che si occupano di valutazione nel campo della coesione, che esprimono uno sfavore per la valutazione a livello di programma rispetto a delle valutazioni più con degli oggetti un po' più circoscritti e mirati. Ci sono dietro una serie di ragioni che vi andrò un po' a spiegare, diciamo, sul perché abbiamo preso questa posizione che teniamo ormai da alcuni anni in modo piuttosto fermo, diciamo. Però prima di spiegarvi le ragioni devo anche dirvi che questo orientamento non ha grande successo presso l'autorità di gestione dei fondi, che continuano a commissionare grandi quantità di valutazioni proprio a livello di programma. Cioè la valutazione, l'oggetto della valutazione è il programma. E il programma, sì, nei suoi funzionamenti, ma anche nei suoi impatti, con un'ambizione di valutare i risultati e impatti. Quindi contro le nostre, diciamo, indicazioni, seppur non cogenti, indicazioni di livello nazionale. Perché abbiamo questa posizione? Perché consideriamo che il programma sia un oggetto scarsamente valutabile. Anche qui, diciamo, perdonate la brutalità delle affermazioni, diciamo, per stare in 20 minuti, poi si potrebbero qualificare in tanti modi. Perché il programma per noi non è un oggetto facile da valutare, non ci sono particolari vantaggi nel prendere questa scala per la valutazione. Vi dico alcuni motivi per cui, a nostro giudizio, è così. Intanto, in particolare questo è vero per la valutazione proprio di risultati e impatti, perché se pensiamo in particolare ai programmi regionali, questi hanno un obiettivo di sviluppo territoriale generale, ma lo perseguono attraverso una moltitudine di canali di attuazione, tra loro straordinariamente variegato. In realtà poi gli attuatori spesso non sono quelli che programmano, i soldi sono gestiti a un livello virtuale da un programmatore che poi dopo li passa ai vari dipartimenti della regione che attuano. Uno fa la parte infrastrutture, uno fa la parte bonifiche, l'altro fa la parte sostegno alle imprese. Ci sono dei gruppi che lavorano su progetti di sviluppo territoriale mirati. Il turismo, cioè sono veramente cose per certi versi incommensurabili fra di loro. Quindi uno, se vuole, se pensa in termini di impatto a un livello sintetico, pensando quasi a un indicatore unico che mette insieme tutti gli impatti, la cosa perde quasi di significato. Cioè questa misura, uno dovrebbe pensare poi a tanti impatti, e anche se uno vuole soltanto guardare agli impatti, la questione, diciamo, oscilla tra il difficile e il poco interessante. Anche qui scusate un po' diciamo, estremizzazione della cosa. Un secondo motivo, diciamo, è che la valutazione di impatto, come sappiamo, in un
diciamo, in una visione poi prevalente di tipo quantitativo deve, si fa per raffronto con uno scenario controfattuale, no? E lo scenario controfattuale sì, può essere un controfattuale statistico, ma può essere anche un controfattuale teorico, no? Diciamo, però una visione che io in realtà abbastanza seguo è che la stima dell'impatto presuppone un ragionamento di qualche tipo di confronto rispetto a quello che sarebbe successo se questo programma non ci fosse stato. E se questo si può fare con vari gradi di approssimazione a un livello di misura, di azione, di politica tematica, a livello, diciamo, di alcuni programmi enormi, multisettoriali, in particolare nel Mezzogiorno, questo proprio non si può fare, cioè presupporrebbe una specie di pensare in termini fantascientifici a cosa sarebbe la Calabria se non ci fosse il Porfese della Calabria, che rappresenta la stragrande maggioranza degli investimenti pubblici in quel territorio, impegna una serie di filiere, di persone, bisognerebbe pensare a cosa farebbero tutte quelle persone, di cosa parlerebbero i giornali se non ci fosse il Por Calabria, che cosa ci sarebbe in alternativa, cioè è veramente uno scenario controfattuale difficile da costruire da qualunque punto di vista, proprio per la dimensione, l'importanza che hanno certi programmi, la pervasività in certi contesti. Naturalmente è diverso per programmi più piccoli, diciamo, più mirati. Una questione, terza questione collegata, per cui è difficile pensare in termini di impatti, di risultati impatti per un programma, è legata al fatto, al collegamento con altri programmi, nel senso che uno vorrebbe capire qual è, che cosa aggiunge l'esistenza di un programma a un certo risultato, a un certo fenomeno che si osserva nella realtà. E questo è estremamente difficile per i programmi della coesione, non lo so in altri ambiti, però adesso è un esercizio in cui siamo impegnati proprio in questo periodo per ragioni che non so, non vi spiego, ma potete anche immaginare, cioè esiste il PNRR, esistono una serie di programmi e districare quello che fanno i programmi della coesione rispetto a altri programmi concomitanti che insistono sugli stessi territori è veramente difficile, perché uno dovrebbe naturalmente pensare, avere delle categorie come la specializzazione dei due programmi che stiamo studiando rispetto ad altri, fa il nostro programma delle cose diverse, oppure una complementarietà, sinergia verso i medesimi risultati. In alcuni casi appunto ci possono essere invece, però la verità è che questi programmi che noi conosciamo fanno le stesse cose che fanno altri programmi, con la vera difficoltà a distinguere sia concettualmente sia anche gli stessi veri progetti transitano da un programma all'altro anche durante la loro vita. Quindi diciamo, questo rende molto difficile stimare i risultati e gli impatti di un programma. È un'operazione che ciò nonostante noi cerchiamo di fare l'ex ante, cerchiamo di fare l'ex post, però è difficile anche perché è un interno all'amministrazione, quindi mastica questi dati con una certa quotidianità. Quindi diciamo, poi c'è un'ultima questione non minore di importanza rispetto alle altre, che sta su un piano diverso, che è quello diciamo degli incentivi istituzionali che si pongono al valutatore. Cioè noi siamo abbastanza convinti che incentivi istituzionali non mi è venuta bene come espressione, però ha a che vedere col rapporto principale agente, col rapporto tra committente e commissionario della valutazione. Abbiamo visto, diciamo, che dare come oggetto della valutazione il programma, nel caso di questi programmi molto significativi da tutti questi punti di vista che ho detto, non agevola, non conduce necessariamente a un risultato di qualità per la valutazione, perché appunto perché è difficile, al di là della domanda sintetica, che come abbiamo detto è poco interessante tante volte se il programma ha avuto effetto,
Poi le domande sono tantissime e spesso vengono snocciolate in lenzuolate di domande di valutazione che poi dopo non definiscono un ambito in modo stringente. E poi ci sono tutti questi ma anche, diciamo, così come nelle domande di valutazione che poi fanno sì che il valutatore sia molto poco costretto, sia molto poco, diciamo, è difficile essere esigente per un committente quando la domanda di valutazione ha oggetto il programma. Quindi il valutatore può fare un po' quello che vuole, può aggiustare le risorse tra un obiettivo e l'altro, e spesso il risultato finale non è un risultato di qualità. Oltretutto i programmi che conosciamo noi durano 7 anni, quindi sono programmi anche molto lunghi e corrispondentemente gli incarichi di valutazione diventano dei mezzi matrimoni, come dice Laura Tagle, la mia vocale collega con cui collaboro da tanti anni. Quindi diciamo il rapporto di valutazione, il rapporto contrattuale col valutatore dal nostro punto di vista funziona molto meglio quando l'oggetto è una misura, è una politica, è un risultato chiaro, uno o più risultati in un certo ambito che si vuole raggiungere. Allora lì è stato raggiunto il risultato, che cosa ha influito su quel risultato? Se quando il progetto è il programma della coesione, tutto questo diventa molto più meno ben definito, con conseguenze disfunzionali sul rapporto della valutazione, diciamo. Allora, diciamo, tutto ciò detto, diciamo, volevo però, diciamo, passare a una fase un po' più costruence, un po' più, diciamo, ottimista, questo per non lasciare, perché, diciamo, il programma è un'entità importante nella politica di coesione e noi continuiamo a crederci. È un costrutto della policy che ha nelle sue promesse ha una serie di effetti positivi e disciplinanti sugli attuatori delle politiche. Noi non vogliamo rinunciarci. E siccome personalmente io vengo da una scuola della valutazione che pensa che tutto ciò che è importante deve essere in qualche modo valutato, diciamo, non, laddove la valutazione è difficile non ci si ritrae dall'obbligo della valutazione perché è una responsabilità per l'ente pubblico. Dove non si riesce a fare una valutazione secondo certi crismi bisogna inventarsi qualcosa. Allora, diciamo, non vogliamo rinunciare alla valutazione del programma, neanche all'interno della politica di coesione. Però questa, dal mio punto di vista, almeno che in questo caso poi vado un po' meno, diciamo, sono un po' meno, non sto riportando meno una posizione condivisa all'interno del nostro gruppo, del nostro dipartimento, ma diciamo, su questo poi la valutazione a livello di programma si può fare. Il programma è che il fatto è che deve soffermarsi sul valore aggiunto del programma, diciamo, esiste, diciamo. Tra l'altro anche io mi viene in mente stamattina, pensando alla scuola della valutazione da cui vengo, diciamo che anche la mia advisor Judy Tendler, che è ricordata come una valutatrice di livello di progetto, una valutatrice di progetti di sviluppo, in realtà nell'ultima parte della sua carriera ha scritto qualcosa sul fatto che questa pratica delle politiche di sviluppo internazionale stava andando troppo verso il micro, verso il progetto, idea, obiettivo, risultato, valutazione. Cioè ci voleva un afflato più, una prospettiva più generale legata a dei programmi che fosse più ambiziosa, che fosse più mobilitante. Quindi, diciamo, per tutti questi motivi, diciamo, I programmi sono qui per restare e la loro valutazione è necessaria e, diciamo, deve soffermarsi sul motivo per cui esistono. E, diciamo, se dovessimo pensare, diciamo, a qual è effettivamente gli aspetti del programma che danno un valore aggiunto al sistema, almeno all'interno delle politiche di coesione, intanto
il programma, essendo un'entità più grande, dà una prospettiva pluriennale a una serie di interventi, di progetti, e quindi ha un effetto disciplinante, condizionante su tanti soggetti e di mobilitazione. E mobilitazione di aspettative condivise anche con dei risultati e degli indicatori che pone davanti agli occhi di tutti, degli sforzi coordinati. Quindi è su questi aspetti che la valutazione dovrebbe soffermarsi e sui meccanismi attraverso i quali li persegue. I programmi nel nostro mondo hanno dei momenti, diciamo, delle istituzioni, appunto nel senso anche sociologico, credo, del termine, cioè il momento di design con la sua partecipazione nella fase di disegno, la sorveglianza con le sue istituzioni, il comitato di sorveglianza, questo luogo un po' rituale, un po' sostanziale, in cui si mettono insieme gli stakeholder, quindi il monitoraggio continuativo, gli step di rendicontazione, i ripensamenti che avvengono durante il programma, diciamo, ed è su questi aspetti che effettivamente la valutazione si può soffermare per valutare, tengono fede alle promesse che offrono al sistema, se introducono dei costi che valgono la pena rispetto ai vantaggi. Quindi, diciamo, è una questione, diciamo, che è importante, è sicuramente al centro dell'interesse, può essere al centro dell'interesse dei sociologi, soprattutto dei sociologi della pubblica amministrazione, proprio degli analisti delle politiche pubbliche. E certo, è un ruolo che è difficile da giocare sul piano istituzionale, sul piano per un valutatore, sul piano soprattutto dell'indipendenza, perché nel mondo della politica di coesione il valutatore è sotto contratto con lo stesso, diciamo, la stessa autorità che programmatrice, che gestisce il programma, e che quindi naturalmente su questi aspetti, diciamo, anche per questa autorità in realtà è più semplice rendere oggetto di valutazione vari pezzi dell'attuazione del programma, e diciamo è un po' più difficile porre sotto esame la meccanica interna del programma stesso. Però secondo me ci sono delle prospettive di produrre risultati di valore significativi, anche cercando in questo caso sì di capire l'esistenza di un programma che differenza ha fatto nell'attuazione di una serie di misure che altrimenti avrebbero potuto procedere in modo scollegato. Diciamo, queste erano un po' le cose principali che io volevo dire. Diciamo, spero che diciamo, di essere stato più o meno comprensibile, che la distanza tra il mondo mio e il vostro non sia così grande da non riuscire a sviluppare un dialogo e un apprendimento reciproco. Detto ciò, lascio la parola allo speaker seguente. No, grazie Tito, direi no, assolutamente interessante il tuo intervento. Solo una suggestione su quello che dicevi a proposito di comprendere i meccanismi, eccetera, e delle intersezioni precedenti, no? Con gli antropologi, no? Si è parlato di antropologia delle policies e antropologia delle istituzioni, nel senso che una delle riflessioni di andare a analizzare quegli aspetti che dicevi anche tu, no? Parlando dei comitati di sorveglianza, eccetera, di quello che può essere anche un modo di guardare a come i programmi cambiano i modi di funzionamento anche negli apparati, no, che sono preposti poi all'implementazione degli interventi. Quindi grazie. Adesso passo la parola a Barbara. Valutazione di impatto di programmi complessi, composti da numerosi progetti e interventi.
quindi l'esigenza di coniugare l'impatto dei singoli interventi, la necessità di valutare l'impatto dei singoli interventi, ma allo stesso tempo avere un po' una visione d'insieme del programma. Quali sono le sfide specifiche, problemi dal punto di vista teorico e metodologico, soluzioni, approcci più promettenti. E, Tito ha comunque in un certo senso dipinto un quadro relativamente pessimista. E, diceva che è difficile valutare i programmi e in un certo senso sono d'accordo, però diciamo la mia funzione in questa sessione è quella di proporre una soluzione o comunque una soluzione potenziale promettente a questo problema. Più che una soluzione, cioè adesso non voglio che la cosa sembri come, non so, un unico, come si dice in italiano, silver bullet, so un pulsante magico che risolve tutto, cioè non è questo il punto, però diciamo sono delle idee che secondo me vale la pena di esplorare e vedere insomma come si applicano a questo contesto specifico. Un'altra cosa che volevo dire è che ho preparato la presentazione ieri e adesso magari considerando l'intervento di Tito sarebbe il caso di soffermarmi più su alcuni aspetti rispetto che ad altri. Adesso non posso cambiare la presentazione, ma comunque cercherò di fare dei riferimenti specifici man mano che leggo le slide. Allora, il tema, la cosa, diciamo, la soluzione o l'idea che secondo me vale la pena di esplorare è la comparazione sistematica di studi di caso, perché si parla di studi di caso, quindi in uno studio di caso tu hai la possibilità di diciamo andare nel dettaglio rispetto a quello che sta succedendo, puoi descrivere i processi, puoi lavorare interno alle narratives, che non so come si dice in italiano, e quindi diciamo puoi utilizzare delle informazioni, una quantità notevole di informazioni specifiche pertinenti ai singoli casi, cosa che non puoi fare con i metodi che vengono tipicamente utilizzati per generalizzare, che sono metodi statistici basati sostanzialmente su approcci quantitativi. Quindi diciamo la sfida è assemblare informazioni, vaste quantità di informazioni specifiche pertinenti ai singoli casi, senza perdere questi dettagli, quindi mantenendo la ricchezza esplicativa dei singoli casi. E in un certo senso sembra una cosa che è troppo bella per essere vera, perché dici come si fa a mantenere la ricchezza esplicativa dei singoli casi, ma nello stesso tempo generalizzare e quindi ottenere questa visione d'insieme. È possibile, ci sono dei caveat, quindi rispetto per esempio alla generalizzazione statistica, diciamo sia descrittiva che inferenziale, l'obiettivo è generalizzare l'intera popolazione. Questo non è sempre possibile con questo approccio. E quindi a volte si parla di generalizzazione limitata, però diciamo ci sono alcuni casi in cui si ha accesso all'intero universo della popolazione, ad esempio nel caso della valutazione e dei programmi, insomma adesso non so nel caso specifico delle politiche che diciamo che vi sono familiari, però ci sono delle situazioni in cui il numero di casi considerabili è limitato, quindi si possono considerare tutti, quindi si analizza l'intero universo. Allora, che cosa viene comparato? Allora, dicevo che in generale negli studi ci sono due estremi normalmente per quanto riguarda diciamo, la tradizione metodologica esistente o comunque prevalente.
Da un lato ci sono gli studi di caso, da un lato ci sono gli studi, diciamo, statistici, che sono normalmente utilizzati per generalizzare, che sono concentrati sulle variabili. E generalmente però le variabili descrivono un aspetto limitato del caso. Normalmente si guarda un indicatore o comunque una serie di indicatori, ma si crea, insomma, la cosa dà luogo a una serie di problemi, soprattutto di validità, nel senso che l'informazione che viene fornita da una variabile è limitata. E invece negli studi di caso, per ogni singolo caso è disponibile una vasta quantità di informazioni, non ci sono limiti formali, come succede, per gli studi statistici che normalmente vengono utilizzati. Quindi com'è possibile coniugare queste esigenze di preservare la validità di costrutto delle informazioni dei singoli casi e creare delle condizioni per una generalizzazione? Questa è una cosa che può essere in un certo senso, qual è la parola? Scusate, succederà più volte nel corso della presentazione. È una cosa che può essere affrontata i metodi che comparano sistematicamente gli studi di caso. Si chiamano anche set theoretic methods, cioè metodi basati sulla teoria degli insiemi. E diciamo, il metodo più famoso sicuramente di questa famiglia è la QCA, che significa Qualitative Comparative Analysis, e viene tradotto in italiano. Diciamo non semplicemente analisi qualitativa comparata, ma quali quantitativa, e c'è un po' tutta una storia dietro a questa traduzione libera e perché in italiano e in francese viene chiamata analisi quali quanti, mentre invece nella traduzione anglosassone è semplicemente qualitativa. E è un metodo che viene utilizzato anche per le sintesi valutative. Non so se c'è questa espressione, sintesi valutative, sono delle sintesi di valutazione. Ci sono diversi metodi per effettuare, soprattutto diciamo, la maggior parte emergenti, vicino a quelli più tradizionali come la Campbell Collaboration e le cose, diciamo, che non ci interessano, perché danno luogo a tutta una serie di problemi, però ci sono diversi metodi che insomma sono emergenti per valutare, sorry, scusate, per effettuare le sintesi di valutazioni e la QCA è uno di questi. Allora, andiamo un po', diciamo, più nel dettaglio in che cosa consiste questa possibile soluzione. Quindi dicevamo, è un metodo qualitativo, preserva la ricchezza di studi di caso, ci sono dei limiti a questo, ma sicuramente più degli altri metodi utilizzati, dei metodi quantitativi. E diciamo, a livello operativo, il concetto di base è la condizione o il fattore, che si sostituisce alla variabile. Quindi in un certo senso ci sono delle similitudini tra il concetto di variabile e il concetto di condizione o fattore, ma ci sono anche delle fondamentali differenze. La condizione o fattore è uno stato qualitativo che può essere descritto, in maniera, estesa e, è una caratteristica specifica del caso che generalmente è dicotomica, cioè assume la forma di presenza-assenza, però diciamo la presenza può essere descritta in maniera estesa, così come l'assenza. Se ci sono problemi con diciamo, la variante dicotomica, è anche possibile utilizzare una scala ordinale di 4 elementi o 6 elementi, in teoria anche più elementi, ma poi insomma, diventa molto complicato, o stati. E diciamo, a differenza della variabile c'è molta flessibilità sul costrutto, quindi in teoria può essere presenza, assenza o grado di appartenenza, perché poi diciamo quando si utilizzano 4 elementi o 6 elementi la terminologia cambia, quindi invece di dire presenza, assenza, la cosa si chiama grado di appartenenza all'ideal tipo, che sarebbe la piena presenza
oppure totale assenza. Poi, insomma, adesso in 20 minuti non c'è tempo di andare nei dettagli. Comunque, diciamo, l'unico requisito, l'unica limitazione fino a questo punto è che ogni caso deve rientrare in una delle opzioni. Quindi se si parla di una operalizzazione dicotomica, del fattore deve essere definito in modo tale che tutti i casi analizzati appartengano a uno o all'altra categoria. E appunto, se abbiamo quattro categorie, allora tutti i casi devono appartenere ad almeno una di queste quattro categorie. E non è, in realtà non è almeno una, ma è solo una di queste quattro categorie. Quindi almeno una e solo una di queste quattro categorie, o sei a seconda. Quindi questa è una limitazione. È una cosa che, diciamo, rende la taratura, calibration di queste condizioni non sempre facile, perché spesso i casi sono, insomma, sono complessi, non hanno grandissime caratteristiche comuni, quindi diciamo quando si definiscono questi contenitori in un certo senso, quindi che cosa significa presenza, che cosa significa assenza, o uno degli elementi della scala 4, scala 6, spesso, insomma, bisogna un attimo, è un lavoro a volte abbastanza lungo. E poi è anche lungo perché ogni stato deve essere definito in maniera estremamente rigorosa per evitare assegnazioni ambigue, perché vogliamo evitare di trovarci in una situazione in cui se due ricercatori o due assistenti o due partecipanti alla ricerca fanno queste assegnazioni, quindi determinano in quale categoria si trova il singolo caso per la condizione, non classificano il caso in maniera diversa, quindi per una questione, non so come si chiama in italiano, consistenza, per una questione di consistenza interna dell'assegnazione. Di validità interna poi dello studio. Quindi devono essere categorie robuste in questo senso e non possono essere sensibili, cioè se il ricercatore cambia vogliamo ottenere la stessa assegnazione. Ecco. Ci sono varie tecniche e strategie per procedere alla taratura, appunto non ho tempo adesso di entrare nel dettaglio. Questo è vero sia per la, diciamo, assegnazione a due categorie, sia per l'assegnazione a 4-6. A volte si pensa, oh, è troppo difficile mettere tutto dentro a due categorie, quindi utilizziamo quelle a 4-6. Però questo ha poi altri, crea altri problemi, perché poi bisogna costruire sei definizioni, per esempio rubriche, credo che questa sia la traduzione di rubrics, e insomma questo poi aumenta le difficoltà, perché poi diciamo tutti questi contenitori devono essere mutualmente esclusivi e nel loro insieme devono coprire l'universo, quindi non è facile. Che cosa succede una volta completata questa cosiddetta taratura? Che ad ogni caso viene assegnato uno stato per ogni condizione o fattore, quindi quello che otteniamo è una matrice di casi, abbiamo i casi nelle righe e le condizioni o fattori nelle colonne, quindi è non dissimile da una matrice di dati qualsiasi, chi usa SPSS per qualsiasi indagine, insomma è una cosa che non è, è una cosa su, diciamo, che ci è abbastanza familiare come ricercatori sociali. E la differenza chiaramente, poi vabbè, a destra c'è la colonna dei risultati, che in statistica viene chiamata variabile dipendente, cioè il risultato che vogliamo spiegare. Quindi l'idea è costruire un modello per cui vogliamo spiegare un effetto, un risultato, sulla base di una serie di fattori che sono essenzialmente qualitativi.
Volevo dire una cosa, mi sono dimenticata. Sulla colonna dei risultati. Vabbè, comunque, speriamo che mi ricordo, speriamo di ricordarmi presto. Quindi ogni riga, immaginate questa matrice, se volete degli esempi, adesso non ce l'ho qui nelle slide, però poi posso portarvi degli esempi, insomma, da altri casi, in altre slide in inglese. Tanto la matrice non si traduce, insomma, è una visualizzazione. Sì, quindi posso anche farvi vedere modi di visualizzare i risultati, insomma, c'è un sacco di materiale a disposizione se volete. Quindi dicevo, ogni riga, quindi una volta che abbiamo questa matrice, abbiamo tutti i casi nelle righe e i vari fattori, condizioni e stati nelle colonne. Quindi è una matrice, se utilizziamo l'operalizzazione, operalizzazione, opera, no, non so la parola, diciamo se utilizziamo la variante dicotomica, abbiamo una matrice booleana, cioè una matrice dicotomica composta in cui tutti i valori sono o 0 o 1. Se usiamo gli insiemi sfocati, i fuzzy sets, i valori possibili sono 4, quindi 0, 0,33, 0,67, 1. Se usiamo a 6, 0, 0, 2, 0, 4, 0, 6, 0, 8 e 1. In 5, 7, eccetera, quindi deve essere un numero pari. Poi vabbè, se siete interessati vi spiego perché. Ok, quindi abbiamo questa matrice, diciamo tutti i dati o comunque una quantità rilevante di dati e di informazioni che coprono l'intero programma, mentre le singole configurazioni, le singole righe rappresentano il singolo progetto. Quindi abbiamo progetti nelle righe, programma nella matrice. E questa matrice viene analizzata e sintetizzata per trarre conclusioni d'insieme sul programma. Quindi dicevo, sotto condizioni particolari possiamo anche generalizzare al di fuori del programma, però diciamo questo non è automatico, quindi generalmente anche per questo si parla di generalizzazione limitata, perché è una sintesi dei dati a disposizione su una serie di casi, quindi la sintesi si applica a quei casi che sono stati sintetizzati e analizzati, non a casi esterni che non sono inclusi nella sintesi. In generale, poi sotto alcune condizioni è possibile che si applichi anche a casi esterni non inclusi. Ma quindi esistono, come facciamo a sintetizzare questa matrice? Esistono diverse procedure di sintesi che hanno obiettivi e logiche parzialmente diversi. E anche i risultati appaiono diversi, parzialmente diversi. Quanto tempo ha? 5 minuti? Sì, direi ricorda qua. Sì, va bene, 5 minuti, non c'è problema. E quindi adesso vi do un po' delle nozioni veloci sulle procedure di sintesi e poi concludo. E se volete dettagli, magari possono emergere dalla discussione, posso trovare materiale da altre presentazioni, altri corsi, cose di questo inglese. Ok, quindi le procedure di sintesi. Allora, due sono basate sulla teoria degli insiemi, si chiamano superset e subset, e consentono di capire la necessità e sufficienza. Poi vabbè, possiamo discutere qual è la relazione di questo approccio alla teoria della causalità. E ecco una cosa che forse non ho nelle slide, ma anche in base a quello che ha detto Tito, mi sarebbe piaciuto magari discutere un po' di più, è la relazione tra questo tipo di inferenza causale, il tipo di inferenza causale che viene permessa da questi metodi e altri tipi di inferenza causale. Quindi magari possiamo discuterne più tardi.
Poi un altro tipo di sintesi si chiama minimizzazione booleana, è quella più famosa e la maggior parte delle persone che pensano alla QCA pensano a questo tipo di sintesi, che però è solo un tipo delle procedure possibili. E è un algoritmo, si chiama algoritmo di Quine e McCluskey, che permette una riduzione della complessità. E poi c'è l'analisi INUS, poi vi spiego che cosa significa l'acronimo, se non è chiaro. Allora, vediamo un attimo quelle di base, necessità e sufficienza. Per quanto riguarda l'analisi della necessità, la domanda è quali fattori sono necessari, ma non necessariamente sufficienti, per ottenere il risultato. E spesso questi fattori sono parte di una combinazione. E qui si parla di causalità congiunturale, poi magari possiamo andare nei dettagli più tardi. Che cosa significa che dei fattori sono necessari per ottenere il risultato? Che da quanto ci dicono i dati, il risultato non può essere ottenuto se questi fattori non sono presenti. Quindi, diciamo, in tutti i programmi che in qualche modo sono stati programmi di successo, secondo la definizione che abbiamo dato di programma di successo, questo fattore è sempre presente o comunque prevalente. Quindi risulta difficile pensare a diciamo, ottenere i vari risultati e obiettivi se questo fattore non è presente. A volte non esiste nessun singolo fattore che di per sé diciamo, viene implicato dal risultato, quindi logicamente sarebbe il risultato, implica logicamente la presenza del fattore. È più probabile che esista una disgiunzione, un'unione logica di fattori. E quindi diciamo, se non esiste un unico fattore, allora è quasi certo che il risultato implichi la presenza di almeno uno tra due o tre fattori. Quanto riguarda la sufficienza, la domanda è quali fattori sono sufficienti, ma non necessariamente necessari per ottenere il risultato, quindi quali fattori garantiscono il risultato, ma non sono l'unico modo di ottenere il risultato. Quindi si parla anche di equifinality, equifinalità, cioè ci sono diverse traiettorie, non solo una traiettoria, ma diverse traiettorie per ottenere il risultato e diciamo tutte queste traiettorie sono sufficienti, quindi garantiscono che il risultato venga ottenuto. Quindi in questo caso, diciamo, l'operazione logica, la presenza del fattore implica logicamente il risultato. Ma a volte non esiste nessun singolo fattore, quasi sempre, quindi è più probabile che esista una congiunzione, combinazione o ricetta, si usa molto questo termine collegato alla cosiddetta causalità chimica, che è anche dal punto di vista logico un'intersezione di fattori che presi nel loro insieme producono i risultati. Poi sì, insomma, non ho molto tempo per spiegare la minimizzazione booleana, però ci sono vari tipi di minimizzazione che utilizzano i cosiddetti casi teorici, o casi logici o remainders, e quelli invece che sono quella che viene applicata esclusivamente ai casi osservati, quindi empirici. E c'è tutto un dibattito nella comunità internazionale del metodo. Su questi vari tipi di operare la minimizzazione. Comunque, diciamo, sostanzialmente, diciamo, le basi dell'algoritmo, sono che mentre noi partiamo dalla matrice di dati in cui ogni riga è un caso, per le condizioni che andiamo a guardare, alcuni casi possono apparire identici, quindi magari sono diversi per altri aspetti, però sugli aspetti che andiamo a studiare sono identici, hanno lo stesso valore. Quindi in quel caso li accorpiamo e otteniamo una matrice, cioè tutti, otteniamo tut accorpiamo tutti quelli identici che hanno anche lo stesso risultato e otteniamo una matrice che non è più una matrice di casi in cui ogni riga è un caso, ma è una matrice di tipologie o di combinazioni o di traiettorie. E ogni traiettoria copre diversi casi. Quindi diciamo, è come dire, la larghezza è la stessa, ma l'altezza, non so se posso dire l'altezza, cioè si riduce la complessità nel senso che il numero delle righe diminuisce e quindi se abbiamo 50 casi, non so, magari ci rendiamo conto che finiamo con 10, 15
diverse traiettorie, quindi è una semplificazione notevole. Poi c'è un ulteriore livello di semplificazione che è invece accorpare le traiettorie che differiscono di una sola condizione, che hanno lo stesso risultato, perché l'idea è quella di applicare il metodo di Mills, Method of Agreement, non so come si traduce in italiano, e se due configurazioni quasi identiche hanno lo stesso risultato, ma sono diverse per un fattore, significa che quel fattore non è causalmente rilevante per il risultato. E quindi, diciamo, alla fine di questo processo di accorpamento, il numero delle traiettorie si riduce non soltanto numericamente, ma anche, diciamo, diventano traiettorie più compatte, perché il numero delle condizioni che alla fine di questo processo rimangono rilevanti è minore. Quindi alla fine, vabbè, adesso qui non sto... l'analisi Inus adesso salto, quindi due righe di conclusioni. Quindi all'apparenza questo approccio metodo, diciamo da un certo punto di vista è un approccio, da altri punti di vista è un metodo perché lavori direttamente con i dati, quindi all'apparenza non è completamente diverso dai modelli di regressione econometrici, perché ci sono una serie di fattori potenzialmente esplicativi, il risultato da spiegare, però fondamentalmente le basi epistemologiche sono completamente diverse, i valori o gli stati dei fattori rappresentano proposizioni qualitative, e dal punto di vista dell'inferenza causale abbiamo degli ingredienti di un meccanismo esplicativo. Il tipo di causalità si chiama causalità multipla congiunturale o configurazionale, piuttosto che la causalità sequenziale. Sì, poi insomma, in termini di metodi di Mills, credo che se guardiamo ai modelli di regressione, fosse tipo il metodo della concordanza, qualcosa del genere, non mi ricordo come si chiama, comunque anche quello è un tipo diverso di causalità. E poi chiaramente per quanto riguarda i controfattuali, cioè il metodo Method of Difference, quindi metodo della differenza. E quindi è un diverso modello di causalità piuttosto che avere dei coefficienti di regressione. Quindi abbiamo degli ingredienti di un meccanismo esplicativo che poi possiamo esplorare ulteriormente con ulteriori studi di caso, eccetera. La base matematica non è l'analisi, ma è la teoria degli insiemi. Quindi non abbiamo, per esempio, interazioni nel senso, diciamo, econometrico, ma abbiamo delle intersezioni. E rispetto ai, diciamo, ai tipici tradizionali studi di caso, abbiamo una visione d'insieme, quindi i risultati finali si applicano all'insieme dei casi. Quindi in un certo senso a volte si parla di the best of both worlds, il meglio di entrambi i mondi, quindi in un certo senso è un compromesso che mantiene i benefici dei metodi più, diciamo, scientifici, tra virgolette scientifici più. Sì, vabbè, non posso dire queste cose così, cioè dovrei parlare molto di più sui vari, le varie dimensioni della qualità, eccetera. Comunque, vabbè, la finisco qui, la lascio qui e poi magari ne dibattiamo nella Q&A, che non so come si dice in italiano. Ok, basta, finisco qui. Grazie, Barbara. Io a questo punto non romperei ogni indugio per lasciare la parola invece ai discussant, quindi se vuole, se le va bene, magari può cominciare Nicoletta Stame. Va bene, comincio io, anche se è molto difficile. Dunque, intanto ringrazio entrambi Tito e Barbara perché ci hanno offerto molto materiale su cui riflettere e non lo si può fare approfonditamente, quindi dirò solo alcune cose, impressioni che ho avuto dall'assistere a queste due presentazioni. E la mia impressione è questa: se partiamo dalle domande che avete posto voi, le risposte le ha date subito Tito all'inizio e ha detto non si può fare, perché se partiamo dall'idea di sapere quali sono gli effetti di singoli progetti e come si combinano all'interno di singoli programmi e se si può fare una sintesi di questo,
fatta attraverso i metodi tradizionali di valutazione che guardano obiettivi, mezzi, risultati, la cosa estremamente complessa e non si può fare. E non si può fare anche perché non si può fare con quegli strumenti. Però per fortuna la realtà è molto complessa e anche la stessa personalità di Tito Bianchi è molto complessa. Per cui Tito ha fatto una presentazione in due fasi. Nella prima fase ha parlato come membro del NUVAP che si trova confrontato con questi problemi. E ci ha raccontato tutte le difficoltà che ci sono, che si incontrano, e giustamente da parte sua, da quel punto di vista, giustamente dice valutiamo i progetti, non i programmi, perché è difficilissimo, è impossibile, eccetera. Poi dall'altra parte ha detto che la sua scuola di valutazione, che mi permetto di dire che anche la mia, dice le cose diversamente, e dice che è vero, ci sono delle cose impossibili, però bisogna andare dentro, tutto quello che è importante deve essere valutato, ha detto Tito, che è una frase che io assolutamente condivido, ma soprattutto entrando all'interno di quel modo di pensare, di quella scuola a cui lui si riferisce, la parola chiave è confronto, comparazione. E allora qui entra in ballo anche Barbara, perché anche Barbara ha parlato di comparazione sistematica, quindi ha offerto un modo di fare di questa comparazione. Ora, secondo me, il problema vero è che, e lo diceva poi anche Tito, ed è una cosa che io anche penso, se noi ci poniamo dal punto di vista di vedere questi enormi agglomerati che sono fatti di tante cose che non si combinano una con l'altra, non riusciremo mai a tener conto di tutto quanto. Dobbiamo essere capaci di intanto di guardare quello che è successo all'interno di singoli casi nei quali ci sono stati degli aspetti positivi e a fare dei confronti. E allora qui, per esempio, Barbara ci propone un metodo che può essere un metodo interessante da questo punto di vista. Ma dall'altro c'è qualche cosa di più, ossia l'avere messo in moto tutto un programma così complesso crea non soltanto dei singoli, non sono soltanto tanti segmenti di una cosa complessa, ma è un insieme è un mondo che si è creato. Il contesto è stato modificato perché ci sono stati questi programmi. I programmi nel corso dell'azione cambiano continuamente, c'è un effetto temporaneo di influenza della situazione per il fatto che sono stati agitati questi programmi. Allora, dal punto di vista generale, il problema diventa un altro. Ora, io vi dico subito che quando mi avete proposto di partecipare a questa conferenza, a questa sessione, io mi è sembrato strano, tutto sommato, che vi poneste il problema dal progetto al programma, perché nel mondo oggi si sta discutendo dal programma al sistema. Che cosa vuol dire questo? Il programma. Nessuno nel mondo parla più di progetti, tutti parlano di programmi, ma il passaggio da programma al sistema, che secondo me è una prospettiva un po' illusoria, perché io non credo che saremo mai in grado di valutare tutto quello che avviene nel sistema, ma l'idea del passaggio dal programma al sistema vuol dire arrivare a riuscire a valutare, a pensare a degli obiettivi generali che si pongono oggi nel mondo, che sono i vari obiettivi di sviluppo, eccetera. Allora, io credo che il problema sia che da un punto di vista ampio, generale, noi dobbiamo capire che cosa succede e come conseguenza dell'avere messo in moto tutti questi programmi. E quindi non tanto elaborare tutto l'insieme degli obiettivi di un singolo programma con tutte le variabili indicatori, ma andare a vedere che cosa è successo, cosa è cambiato, che effetti di sviluppo ci sono stati nella situazione nel quale il programma è stato introdotto in conseguenza di questo. Quindi che cosa è cambiato nella realtà? Allora, però, per vedere che cosa è cambiato nella realtà, bisogna agire in modo da riuscire a capire quali sono gli aspetti positivi che hanno fatto cambiare le cose all'interno di determinate situazioni.
La famosa Judith Tendler, alla quale Tito si riferiva, usava parlare di comparazione interfunzionale, ossia prendeva l'effetto, il fatto che si potevano confrontare anche programmi che avessero delle funzioni completamente diverse, quindi non l'idea che si possono generalizzare soltanto i programmi che lavorano sulla povertà e fare la sintesi dei programmi che lavorano, tutti quelli che lavorano sulla povertà, vediamo cosa hanno ottenuto di buono. Ma che cosa hanno ottenuto di buono rispetto agli obiettivi generali di sviluppo, di equità, di democrazia, di superare le divergenze, i grandi obiettivi che abbiamo anche nel nostro PNRR? Abbiamo degli obiettivi generali che riguardano che cosa vogliamo fare, tra l'altro tutti questi obiettivi verdi, di resilienza, eccetera. Allora, rispetto a degli obiettivi generali, che sono obiettivi di politica generale dentro cui si inseriscono le politiche che facciamo, quali sono i programmi che hanno ottenuto di più e di meno nelle diverse situazioni, e li confrontiamo. Allora, per me il vero problema di questo ragionamento, che si emerge dalle due relazioni, è ragionare sui confronti, superare l'idea che si possono confrontare solo le cose uguali e andare a vedere come si possono confrontare cose diverse, con tutte entrando nei particolari, quindi tutta quella ricchezza degli studi di caso di cui parlava Barbara, che è fondamentale, perché ogni studio di caso presenta delle combinazioni particolari di certe situazioni, ed è quella combinazione che poi fa sì che in un caso le cose vadano bene piuttosto che altre. E confrontarli in modo anche interfunzionale, quindi che cosa di buono abbiamo capito dai programmi sulla povertà, che cosa di buono abbiamo capito dai programmi sull'educazione, che cosa di buono abbiamo capito dai programmi sulle imprese, e come riusciamo a combinare le cose che abbiamo capito rispetto a degli obiettivi generali che sono quelli che abbiamo noi in questo momento. Secondo me questo è il modo in cui possiamo porci, perché l'idea di dire abbiamo tanti progetti e tutti questi progetti non si combinano insieme, questo qua è una cosa che 30 anni fa, lo diceva la Banca Mondiale 30 anni fa, ma non è una cosa che ci interessa tantissimo, perché quello che invece interessa è che cosa di buono possiamo capire dall'analisi di un progetto, di un programma, di un insieme di programmi rispetto a degli obiettivi più generali. Perché secondo me la cosa veramente importante è questa questione che ci sono delle traiettorie diverse, che ci sono dei tempi diversi, che ci sono delle conseguenze in attesa che prima non si consideravano. Per esempio, tutto questo tema delle conseguenze in attesa, che a me è carissimo, è un tema che nell'analisi dei progetti che dovrebbe, controfattuale del singolo progetto, che dovrebbe sommarsi nella sintesi controfattuale dei tanti progetti, è una cosa inconcepibile. Mentre invece in tutto questo ragionamento più ampio, l'idea delle conseguenze in attesa è una cosa fondamentale, perché le conseguenze in attesa emergono anche proprio in conseguenza del fatto che ci sono progetti e programmi più ampi, eccetera. Quindi io colgo da entrambe le relazioni questo bisogno di ragionare in termini di comparazione di situazioni singole, che però le compariamo perché abbiamo un'idea generale di interesse più generale, e invece abbandonerei, diciamo, quello atteggiamento così un po', non so come dire, sfiduciato o negativo che tutto sommato coglievo dall'impostazione della sessione, perché secondo me non dobbiamo avere quella, diciamo, porci questo problema di oddio cosa possiamo fare. Dobbiamo fare delle cose diverse, e le cose diverse possono nascere solo se riusciamo a essere padroni di questo, dei vari metodi che ci possono essere sulla comparazione dei diversi progetti e programmi. Grazie Nicoletta per questo tuo intervento
direi dirompente, nel senso che provocatorio, insomma, no? Che ci fa riflettere proprio su come guardare al problema che abbiamo, come riguardare in modo diverso il problema che abbiamo posto inizialmente. E se per voi va bene, chiederei a Gianluca Argentin se vuole intervenire lui ora. Sì, grazie mille. Allora, grazie a chi mi ha preceduto per gli stimoli che hanno reso più facile il mio lavoro di, come dire, intervento. Io riparto dal punto di partenza di cui parlava Tito Bianchi, cioè sulle difficoltà che ci sono quando ci poniamo domande di inferenza causale sui programmi. Diciamo che la sua pars destruens è quella in cui si sentono scricchiolare le domande che hanno a che fare con l'inferenza causale. Cioè, Tito ci ha detto in modo molto garbato, ci ha ricordato, e io mi ritrovo in questo, che valutazione di cosa diventa difficile quando parliamo di un programma, perché un programma è qualcosa di tanto grande da non avere dei confini chiaramente definibili, e anche valutazione su cosa diventa difficile nella misura in cui, e qui riprendo le parole della professoressa Stame, il programma cambia il mondo, è il mondo che viene trasformato dal programma, quindi l'outcome non è l'outcome, è il mondo che viene trasformato dal programma. Poi Tito con garbo ci ha ricordato anche come c'è una situazione in cui il valutatore non è più un valutatore esterno, ma è un valutatore che è dentro il programma, cerca di raddrizzarne il corso, cerca negli anni, nel lungo periodo, di rispondere a domande valutative che cambiano con un programma che cambiano. Ecco, quello che, come dire, io da valutatore d'impatto sperimentalista colgo è soprattutto la difficoltà, con queste parole, di applicare un'ottica di impatto causale a situazioni, a contesti come quelli appunto di programmi, dove mancano i requisiti base per porsi domande di rigorosa inferenza causale. E quindi io, che sono appunto uno sperimentalista, tendenzialmente ho una grande preoccupazione quando affronto delle valutazioni, e la mia preoccupazione è che la mia valutazione sia distorcente verso l'intervento, cioè che l'intervento sia affetto dal fatto che forzo una realtà sociale dentro un canone metodologico che magari mal si attaglia a quella realtà sociale. Nel sentire queste riflessioni, ma anche nel leggere valutazioni di programmi, la mia preoccupazione invece è più quella del metodologo che del valutatore controfattualista. Cioè la mia preoccupazione quando leggo queste valutazioni, quando sento questo tipo di domande valutative, è fino a che punto sia sensato produrre torsioni dei metodi valutativi per rispondere a domande valutative che sono assolutamente rilevanti. È importante valutare tutto, ce lo siamo detti più volte, però sono domande che dobbiamo anche, secondo me, riconoscere che sono mal poste nel momento in cui cercano l'impatto di un programma. Lo ripeto perché secondo me è un'affermazione molto molto efficace quella che ha fatto la professoressa Stame nel dire il programma cambia il mondo. È difficile chiedersi qual è l'impatto di un mondo cambiato, l'impatto su un mondo cambiato. Quindi forse dovremmo, come dire, contribuire con le nostre valutazioni a sminare il campo da ambiguità in cui si pongono domande rigorosamente di impatto applicate a programmi dove quelle domande hanno poco senso perché non è tecnicamente facile dare una risposta, e sia, come dire, la pars construens ed instruens di Tito, sia la spiegazione dei metodi che cercano di unire generalizzabilità e approfondimento che ha fatto Barbara, mi pare che ci parlino proprio della difficoltà, no? Del cercare di portare i metodi al limite per cui riescono comunque a darci degli indizi per rispondere a delle domande che però, ripeto, sono mal poste, e forse il nostro compito come valutatore è anche quello di segnalare questo elemento di domande mal poste. Perché se da un lato è vero che per gli alpini non esiste l'impossibile, forse i valutatori devono anche dire
che l'impossibile a volte si pone nelle domande valutative e che non ha molto senso perseguirle. Cerco però anch'io di dare degli stimoli in termini di past confluence, e uno, come dire, lo pongo sul piatto in termini di contributo da una prospettiva che è quella controfattualista alla valutazione di programmi. Altri due invece li pongo più in termini di domande interlocutorie con chi mi ha preceduto, con Tito e Barbara. Allora, il contributo che mi sento di dire in termini di valutazione controfattuale è che dentro questi programmi ci sono delle innovazioni emblematiche molto spesso. Dentro questi programmi ci sono degli interventi che incarnano pienamente lo spirito del programma e lo fanno esplicitamente raccordandosi in modo molto forte appunto le dimensioni valoriali che richiamava la professoressa Stame, no? Quindi sono innovazioni che vengono promosse nel programma, che sono centrali, e quelle innovazioni incarnano lo spirito del programma, e alcune di queste innovazioni si possono valutare controfattualmente, e anzi queste innovazioni nella loro parzialità, però nella loro emblematicità, pare a me molto importante che diano risposte alla domanda mal posta sulla valutazione di impatto del programma. Cioè si può rispondere non solo alla domanda mal posta, ma si può dire però la domanda si può applicare invece in maniera coerente e sensata su alcuni aspetti emblematici del programma. Gli altri due elementi che porto appunto a questa tavola rotonda sono uno per Tito. Tito ha usato una parola che a me ha interessato molto e, come dire, trovo che un po' echeggi poi anche nelle parole della professoressa Stame. Tito ha parlato di mobilitazione. Allora mi domando, cioè il programma mobilita, non mobilita solo attori, risorse. Il programma mobilita, come dire, delle aspettative, ma mobilita degli attori, mobilita dei processi che sono a valle di quel programma, sono fuori dagli implementatori di quel programma, sono fuori dalla comunità che direttamente attinge le risorse di quel programma. Ecco, mi domandavo, Tito, quanto possa essere importante, proprio in termini di inferenza causale indiziaria, ma preziosa per valutare un programma, quanto sia utile cercare di misurare questa mobilitazione, dove non abbiamo i controfattuali, inutile raccontarci storie, non ci sarà un termine di paragone di quanto non si sarebbero mobilitati in assenza del programma, non si può fare. Però mi domando quanto questa mobilitazione, questo indotto al di fuori degli implementatori non possa essere una prospettiva appunto per avere indizi empirici di impatto del programma. Invece rispetto a quanto ci mostrava Barbara, credo qui in piena sintonia con quanto diceva la professoressa Stame, che ci ricordava appunto come i programmi alla fine sono anche dei contenitori che promuovono dei valori. Ecco, io mi chiedevo quanto sia possibile introdurre nella analisi comparata dei case studies elementi di coerenza e di fedeltà agli obiettivi e ai valori del programma. Cioè quanto sia possibile nell'analizzare singoli interventi, nell'analizzare le parti del programma, andare a vedere quanto quei programmi sono, quanti quei casi, quei singoli interventi sono fedeli agli obiettivi generali del programma, e in questo modo andando a vedere quanto la fedeltà agli obiettivi generali del programma diventa con causa dei risultati. Quindi provare ad agganciare quella ricerca di fattori causali sottostanti un risultato con la fedeltà a quelli che erano appunto le logiche e gli obiettivi del programma. Queste sono le due questioni che appunto mi premeva porre. Vi ringrazio per i 10 minuti che mi avete dedicato del vostro tempo. Grazie mille a Gianluca per il suo intervento, e chiederei a Francesco, se vuole, di prendere la parola.
Grazie Claudio. Sì, anch'io intanto appunto ringrazio Tito e Barbara per le loro interessanti, il contributo interessante a questa, a questo ragionamento che stiamo cercando di sviluppare oggi. Mi rilascio intanto ad alcune cose appunto che Tito ci proponeva e su cui sono abbastanza, cioè, sono molto d'accordo, cioè sulla difficoltà reale di valutare programmi complessi e articolati come quelli a cui Tito fa riferimento, cioè i programmi della politica di coesione regionali o nazionali. E lo sono in particolare per una delle questioni che Tito ha posto, più di altre forse, cioè della, diciamo, legata un po' all'eterogeneità degli interventi, cioè alla, al fatto che quel contenitore contiene questioni eccessivamente eterogenee al loro interno, non vorrei dire a volte schizofreniche dal punto di vista degli obiettivi, ma tenute insieme per ragioni politiche, certamente non programmatiche, o programmatiche nel senso, diciamo, di coincidenza di intenti e di interessi. Spesso sono tenute dentro per ragioni altre, non le discutiamo qui ovviamente, ma che poi queste ragioni altre, sia dal punto di vista del contenitore, quanto poi dal punto di vista delle dimensioni attuative, considerati i livelli di governance cointeressati da quelle strutture programmatiche, riescono poi a sviluppare. Quindi c'è di fatto una difficoltà sostanziale a avere una prospettiva valutativa che guardi al programma e al suo impatto, ancora di più di qualunque altra ragione. Ciò detto, e appunto penso che, diciamo, in molti siamo d'accordo con quanto Tito, non solo le persone che in qualche maniera hanno a che fare con questi programmi, ma diciamo, a buon senso, diciamo, i valutatori dovrebbero essere d'accordo sulla difficoltà o impossibilità di porre valutazioni di questo genere in atto. Ciò detto, quelle domande esistono. C'è una roba è ragionare in astratto, una roba è poi guardare la realtà delle cose, quel matrimonio a cui Tito faceva riferimento e i valutatori nel bene o nel male si trovano poi rispondere a delle cose che non sono, diciamo, che non hanno risposta al fatto, perché non hanno risposta, non hanno una risposta possibile. Ci potrebbe essere forse qualche opportunità o possibilità di riarticolare quelle domande, di fare una... ieri forse si dice da questi grandi programmi, se ne fa poca, probabilmente credo anche per una colpa o per una certa responsabilità forse anche dei valutatori, però sicuramente una qualche risposta un po' più come dire, costruita rispetto a queste difficoltà oggettive a dare risposte a queste domande, e si potrebbe fare forse non in tutte le situazioni programmaticamente riferite, ma ad alcune situazioni o a parte di situazioni in cui quell'eterogeneità dei progetti che compongono il programma o parte dei programmi hanno invece una componente un po' più omogenea. In quel caso probabilmente una riflessione, come dire, di valutazione anche di programma o di parte di programma o di programmi laddove appunto quei programmi hanno una loro identità più costruita, forse lì è possibile, potrebbe essere, diciamo, ragionevole, ed è una delle questioni su cui probabilmente vale la pena provare una discussione più approfondita, una discussione, diciamo, metodologicamente orientata. Su questo probabilmente leggo un po' a quanto ci ha presentato Barbara rispetto alla QCA. Probabilmente in contesti in cui i casi, come ce li presentava Barbara,
hanno appunto un intento più costruito, una finalità, hanno una certa omogeneità, diciamo, di intenzione, oltre che di implementazione, probabilmente la QCA potrebbe essere un elemento molto interessante da utilizzare perché ci consente diciamo, diverse possibilità, ci permette diciamo, di produrre una mappa, provo a tradurlo così, Barbara, piuttosto più rigorosa, no? Di quei casi potenziali in cui certi meccanismi causali potrebbero operare e suggerisce condizioni contestuali potenzialmente rilevanti che potrebbero facilitare quel funzionamento, diciamo, a un'apertura di questo genere. Però questo, e mi ricollego anche alle cose che diceva prima Nicoletta, giustamente, questo probabilmente da solo non basta. Cioè il passaggio o il tenere insieme la complessità, l'eterogeneità, la ricchezza dei singoli casi, dei singoli progetti che compongono parti di programma o programmi laddove appunto questi siano un po' più omogenei, probabilmente, come dire, un'unica matrice, un'unica impostazione di QCA potrebbe forse darci una prospettiva valutativa. Ma penso, e questo lo chiedo a Barbara e mi piacerebbe magari un'ulteriore sessione proprio su questo, cioè io mi viene in mente proprio nell'intento di tenere insieme livelli diversi che compongono comunque e che compongono valore aggiunto sul territorio o altre dimensioni diciamo di successo o di cambiamento, se una prospettiva di QCA è come dire, un disegno, chiamiamolo così, multimetodo, insieme a una prospettiva che ha inferenze causali diverse, che ha una ratio causale diversa, come potrebbe essere un process tracing o un'altra prospettiva, combinate insieme, in realtà non potrebbero restituirci una ricchezza informativa più consistente rispetto ad una sola prospettiva comparativa. Cerco di tenere insieme le due cose. Ci ragiono da un po' con moltissima difficoltà, perché l'applicazione di un disegno, lasciatemi il termine multimetodo piuttosto che mixed, comporta dei allineamenti metodologici molto complessi da realizzare, soprattutto quando inferenze causali si cercano di tenere insieme nello stesso disegno, inferenze causali molto diverse. Il primo elemento che secondo me è difficile e che pongo alla discussione è il trattamento dei concetti, che è un elemento, il modo con cui i concetti vengono trattati e il rischio consistente di eterogeneità meccanicistica, no, del disegno, che potrebbe avere una QCA in una prima fase e un process tracing in una seconda. Combinare prospettive diverse comporta appunto questo rischio abbastanza consistente di eterogeneità. Diciamo, noi sappiamo che il disallineamento concettuale, che è un problema non indifferente tra due approcci, dal nostro punto di vista alla causalità, di fatto potrebbe, se non trattato con una certa attenzione, compromettere la validità dei concetti stessi e quindi anche la validità esterna dei risultati della valutazione, laddove appunto il tentativo è anche in quella direzione. Credo che una delle sfide principali sia fondamentalmente questa, nella prospettiva di mettere insieme e di restituire maggiore ricchezza alla valutazione di impatto. La letteratura da questo punto di vista è abbastanza, almeno sui disegni multimetodo, è abbastanza ricca di dei problemi legati alla formazione dei concetti. Ce n'è meno, secondo me, in letteratura, ci sono meno, almeno quella che sono riuscito a trovare io in questi mesi, almeno quella empirica, quando si tratta di garantire inferenze causali robuste in un disegno di questo genere, in cui le due prospettive sono abbastanza eterogenee, anche per evitare uno dei problemi ricorrenti quando appunto si tende a fare generalizzazioni piuttosto errate.
Diciamo che mi sembra molto interessante la prospettiva che Barbara ci propone sulla QCA, proprio per quella potenzialità di individuare condizioni o fattori rispetto alle quali l'efficacia di un programma è in parte stata realizzata, ma secondo me fornisce meno capacità di restituire informazioni su come quell'efficacia è stata realizzata, quindi su quella ricchezza che in qualche maniera caratterizza le prospettive, diciamo, delle singole esperienze progettuali e la ricchezza appunto di quelle esperienze a cui mi sembra di capire Nicoletta facesse anche riferimento. Diciamo, il problema di come distinguere tra contesti e condizioni causali è un elemento metodologicamente molto complesso. Non so se abbiamo il tempo per affrontare qui, però ecco, diciamo, distinguere tra contesti e condizioni causali laddove si tengono insieme in un disegno multimetodo, mixed method legato appunto a prospettive, per esempio, ma non solo, del process tracing, secondo me sono un elemento particolarmente utile su cui bisognerebbe riflettere, bisognerebbe che i metodologi diano un apporto importante e che lo diano ai valutatori, a quelli che sono per opportunità, per interesse o per necessità impegnati a cercare di dare risposte a valutazioni di programma che cercano di disperdere il meno possibile la ricchezza che viene fuori dagli interventi che si sviluppano e che si generano nel territorio. Mi riservo eventualmente di riflettere ancora sulle questioni, come dire, appunto, contesti e condizioni dal punto di vista inferenziale, eventualmente, ma non rubo altro tempo. Grazie. Grazie Francesco, e mi sembra insomma che siano arrivate diverse e interessanti sollecitazioni dai vostri tre interventi, e moltissime mi hanno colpito, ma siccome noi abbiamo ancora una ventina di minuti, mi sembrava, data appunto anche la numerosità delle questioni che sono sollevate e negli interventi e quindi delle sollecitazioni a Tito e a Barbara, magari se vogliono dare la parola, non so in che ordine, se volete riproponiamo quello di prima, quindi ripartiamo da Tito e poi a Barbara, se volete alternarvi anche non c'è problema, per darvi il tempo. Poi ricordo appunto anche al pubblico che se ci sono delle domande, delle questioni, delle osservazioni che volete fare, magari le scrivete nella chat e poi io posso poi darvi la parola. Quindi lascerei la parola a Tito, se va bene. Sì, grazie. 5 minuti, perché siamo, insomma, è inutile diciamo, mettere in campo troppe cose, però diciamo, volevo cercare di mettere in un unico discorso le questioni che sono uscite. Vediamo se ci riesco brevemente. Intanto percepisco un'elevata sintonia, diciamo, sia di visione che di intenti con le persone che hanno parlato. In alcuni casi, come Nicoletta Stame, non è sorprendente, nel senso che anch'io mi considero un suo allievo, anche se non l'ho detto all'inizio, non so se lei mi considera un suo allievo, ma questo magari ne parliamo in un altro momento. Quindi diciamo, partirei dall'intervento di Barbara Befani. Ho trovato molto interessante. Quindi è uno degli interventi da cui ho imparato qualcosa, come tutti gli altri, quindi grazie Barbara, perché diciamo questo approccio al merito, dal mio punto di vista, che non sono tanto sul pezzo della metodologia, diciamo,
di dare struttura a un'attività che implicitamente mi sento di aver fatto per tanti anni, diciamo. Quindi da una cornice razionale a un'attività che ritengo di aver fatto in una certa misura, con alcune differenze, diciamo, poi sicuramente la brevità con cui l'ha esposto non ha potuto rendere merito ad alcuni degli aspetti, diciamo, e mi soffermo sulle differenze, non, benché siano meno importanti, diciamo, rispetto alle assonanze. Nel senso, per me in questo tipo di lavoro che condivido molto, è molto importante il momento della definizione di questi fattori, che avviene un po' a cascata, no? Quando uno conduce studi di caso in sequenza, la parte più appassionante per me è quella di dare un nome a queste condizioni, e questo nome cambia man mano che questi studi di caso si susseguono, quindi è lì è la scoperta, diciamo, è la bellezza di questo metodo, che cerca anche un po' di dare risposta ad alcune cose che diceva Francesco Mazzeo Rinaldi, che in effetti rischia, se uno la vede con attività meccanicistica, di perdere molta della varietà, molta della sfumatura. Però, diciamo, tutto ciò detto, io sento di aver applicato un metodo di questo genere, non si chiama un QCA, diciamo, ma io sento di averlo applicato al di fuori di un programma, cioè nel senso, forse una volta solo ho fatto qualcosa del genere tra progetti finanziati da un programma, però certo, bisognerebbe anche un po' intendersi su che cos'è un programma, nel senso che programma, sì, forse in quel caso era più quello che noi consideriamo un intervento oggi, diciamo un programma di credito ai piccoli produttori rurali in Brasile. Tanti anni fa avevo visitato tutta una serie di cose cercando le condizioni comuni, quelle necessarie, cercando delle generalizzazioni tra le condizioni intese come di condizioni di contesto e le scelte, anche che invece sono una cosa più sotto il controllo di chi il programma lo amministra. Però quei programmi che ho in mente io proprio hanno dei progetti di una gamma fra loro incommensurabile, quindi non avrebbe senso, per come sono fatti i programmi, alcuni dei programmi, ma un po' tutti i programmi della politica di coesione che conosco. Quindi in realtà questo metodo per me è interessante, qui vengo un po' alla cosa di Nicoletta, è più interessante, più per ragionare al di fuori dei programmi, come dice Nicoletta, cioè per ragionare verso un certo obiettivo. E ci sono tante esperienze, ci sono tanti casi, ma qual è la configurazione, qual è la combinazione dei fattori che quindi è il risultato che ci interessa ad essere il punto di riferimento per me di un'analisi di questo tipo, là dove uno tira fuori risultati, perché effettivamente invece sulla scala di un oggetto come il programma io comunque non vedo, anche con questo metodo di comparazione di progetti, una strada per arrivare a dire qualcosa sul programma. Quindi io forse voglio essere troppo fedele al tema di questo incontro, diciamo, però se quello è il tema, io rimango un po' convinto della mia tesi, forse pessimistica, diciamo, che sommando progetti non è che si arriva a una valutazione di sintesi di questo tipo di programmi, di questo tipo di programmi. Poi naturalmente ci sono forse programmi su cui questo ha un po' più senso, e quindi, diciamo, secondo me mi sento in linea anche con quello che dice Nicoletta, applicare schemi di confronto alla ricerca di dei fattori che ci fanno fare dei progressi in direzione di obiettivi individuati, anche perché questo, sì, giustamente, come dice Nicoletta, tiene conto anche di percorsi inattesi, di cose a cui non abbiamo pensato ex ante. Quindi, secondo me, ritornando poi a quello che diceva anche Gianluca Argentina, effettivamente i programmi, siamo tutti convinti, in qualche modo ai programmi bisogna guardare con un occhio valutativo, e ci possono essere
tante strade per cercare di farlo. Io sono contento che qui ne vengano fuori alcune, diciamo, non abbiamo avuto il tempo di elaborare abbastanza questa parte, diciamo, più propositiva, però effettivamente guardare all'innovazione, guardare alla mobilitazione operata dal programma, diciamo, sono tutti modi, secondo me, di portare dei contributi, diciamo, alla valutazione dei programmi che facciano fare dei passi avanti rispetto a una pratica che è quella attuale, che, come dice Francesco Mazzeo giustamente, non parla di queste cose, non riconosce questi problemi. Io vi faccio sommessamente notare che in contemporanea con questa sessione ce n'è un'altra che si chiama la valutazione dei programmi comunitari. Mi piacerebbe anche sapere, sono convinto che sia anche molto frequentata, forse anche più di questa, quindi io che sono abituato a ragionare a partire dal presente, che bisogna confrontarsi con un mondo che questi errori metodologici, secondo me, li commette un po' tutti, diciamo. Tutti quelli che abbiamo nominato ci sono, e quindi colgo, diciamo, vorrei anche esortare tutti noi, diciamo, effettivamente a cercare di utilizzare queste conoscenze del mondo della metodologia, della valutazione in sociologia, per cercare di influire a tutti i livelli su come questi programmi vengono valutati, perché noi effettivamente non ci siamo riusciti tantissimo. Qui bisognerebbe fare una valutazione del nostro valore aggiunto come unità di valutazione nel portare avanti queste cose. Non so se sarebbe una valutazione, diciamo, che ci darebbe un grande orgoglio, però forse un po' abbiamo inciso, però effettivamente abbiamo bisogno del contributo di tutti, insomma, e quindi spero che si riduca un po', anche grazie a sessioni come questo, il gap fra, diciamo, i desiderata della scienza della valutazione e la pratica della valutazione, che in questo momento, diciamo, consente una gamma di performance e di qualità forse troppo varia, con forse anche degli sprechi, degli sfridi non necessari. Chiudo e ringrazio ancora una volta. Grazie a te, Tito. E Barbara, se vuoi. Sì, allora. Magari comincio dalla fine. C'è un po' una serie di appunti. Però vabbè, comincio dalla fine, perché questa idea è interessante, no? Questa idea di dire che il metodo di comparazione sistematica va applicato quando c'è un certo livello di similitudine, di somiglianza tra i casi. Quando i casi sono completamente diversi è molto più difficile. Questo ha molto senso, perché un requisito per l'applicazione del metodo è che il modo in cui viene definito il fattore deve essere lo stesso per tutti i casi, quindi un certo modo di definire il fattore deve essere in grado di coprire l'intero universo dei casi. Quindi, come diceva Tito, questo all'interno del programma può essere difficile perché ci sono realtà incommensurabili, eccetera. Però è anche vero che un obiettivo di questo metodo è anche pragmatico, quindi non è solo di introdurre un modo concettualmente sofisticato, diciamo, di risolvere un problema cognitivo, è anche quello di, diciamo, acquisire maggiore conoscenza di quella che si ha, senza aspirare a raggiungere tutta la conoscenza che in teoria, scusate, mi stanno chiamando. In teoria potrebbe essere raggiungibile, ottenibile. Quindi, ad esempio, una possibile soluzione a questo potrebbe essere, non dico spezzettare, perché se dico spezzettare sembra che, insomma, sia una cosa un po' casuale, ma cercare di capire all'interno del programma se ci sono dei sottinsiemi di progetti
che sono in un certo senso sintetizzabili sistematicamente. Quindi invece di avere l'universo delle decine, non so se centinaia di progetti all'interno del programma, io adesso non mi ricordo, tanti anni fa ho lavorato alla valutazione dei fondi strutturali, quindi adesso cioè, non ho seguito gli ultimi sviluppi, però ecco, non mi ricordo che ci fosse questo completo caos, diciamo, all'interno. Quindi almeno all'interno di alcuni contesti ci fosse la possibilità, diciamo, di creare dei sottogruppi e quindi di applicare questo metodo in maniera selettiva, quindi non all'interno programma, ma all'interno di sottoinsiemi. Quindi, diciamo, questo è un primo commento. Poi un altro invece punto che vorrei toccare è quello delle domande di valutazione, perché sin dall'inizio, quando è intervenuto Gianluca, ha detto diverse volte ci stiamo ponendo le domande sbagliate, alcune domande non è possibile rispondere, eccetera. Però nello stesso tempo pensavo, ma di fatto in questa sessione non abbiamo parlato di domande per nulla, cioè nessuno ha detto queste sono le domande che normalmente ci chiediamo, che ci piace chiederci, che vorremmo chiederci, eccetera. E quindi questo, diciamo, io quando faccio i vari corsi metodologici, la prima ora, le prime due ore la dedico sempre alle domande, perché sono il punto di partenza di qualsiasi cosa. E quindi qui potremmo organizzare in teoria un'altra sessione, perché c'è tantissimo da dire, no? Cercavo di, seguendo il discorso, cercavo di capire ma quale specifica domanda sta considerando implicitamente. Quindi diceva sono un valutatore controfattualista, quindi immaginavo che la domanda che avesse in mente fosse la domanda sull'effetto netto del programma. Quindi l'inferenza causale, sì. L'inferenza causale, Barbara. Si è evocata molte volte l'inferenza causale in quel senso. Sì, ma l'inferenza causale, però, ecco, questo è un altro tema enorme. L'inferenza causale non è solo, cioè, voglio dire, le domande causali sono diverse. Non è l'effetto netto, è solo un modo di formulare la domanda causale. Quindi tutta questa introduzione concettuale e metodologica non è stata fatta in questa sessione e quindi mi chiedo se forse stessimo parlando di concetti diversi. Io per esempio ogni volta, quindi parto dalle domande, ma prima ancora delle domande c'è l'inferenza causale, quindi quali sono i vari modi di porci domande su causa effetto. Insomma, adesso vi posso mandare un sacco di materiale, ci ho anche fatto dei corsi specifici tempo fa. Questa cosa poi è uscita un po' nell'intervento di Francesco Mazzeo Rinaldi. Ci sono. Okay. perché diceva alla fine sì, questo ci aiuta a strutturare i dati, ci aiuta a mettere ordine nel caos, eccetera, però non ci aiuta a capire come poi è stato ottenuto l'effetto. Quindi adesso c'è un modo di pensare, a livello internazionale c'è un modo di pensare alla valutazione d'impatto che è molto diverso di quello che c'era 10 anni fa, sicuramente 15 anni fa, e che è quello di pensare a valutazione d'impatto come a valutazione del legame causale tra intervento, altri fattori e risultato, ma di articolare questo legame causale in maniera pluralistica, non necessariamente in termini di effetto netto, che cosa sarebbe successo se il programma non fosse stato implementato e cose di questo tipo. Quindi qui adesso non voglio parlare per 3 ore, perché insomma potrei... e quindi vabbè, questa è una cosa importante che secondo me non è emersa da questa sessione, quindi spero che prima o poi in qualche contesto italiano emergerà. Un'altra cosa che volevo dire, sempre Francesco parlava del fatto che la QCA da sola non basta, e sono completamente d'accordo. Cioè, per come la vedo io, serve più che altro a fare un po' ordine nel caos, soprattutto la minimizzazione booleana. Però è anche interessante, diciamo, se uno si pone delle domande specifiche su necessità e sufficienza,
quindi adotta quell'approccio, la QCE è molto utile, molto indicata da questo punto di vista. Però se ci chiediamo come sono stati raggiunti gli effetti, qual è il meccanismo esplicativo, la QCE ci dà solo degli ingredienti, non ci dà quella, diciamo, quel dettaglio, quella, mi viene fine grained, scusate, che ci dà per esempio, non so, la valutazione olistica oppure qualche altro metodo basato sull'imperanza generativa, sulla causalità generativa, giusto? Basata sui meccanismi. Quindi in genere la QCA non viene utilizzata da sola, infatti anche, diciamo, gli esperti di QCA dicono che la QCA è una componente di uno studio multimetodo e a volte, sempre più frequentemente, viene utilizzato col process tracing, come diceva Francesco. Quindi anche qui, insomma, c'è molto consenso sia nella letteratura accademica sia nella pratica valutativa, che combinare questi due metodi è molto utile, perché la QCA è un metodo, diciamo, non può essere utilizzato quando si ha un caso o una manciata di casi, mentre il process tracing, cioè, mentre, diciamo, quello che hanno in comune i due metodi è che utilizzano una base matematica, diciamo, relativamente rigorosa, no? Su cui c'è sempre domanda, perché permette di comunque rispettare delle dimensioni di qualità, pure su questo potrei parlare un sacco di tempo, che metodi più tradizionali, diciamo, fanno un po' più fatica a rispettare. Però sono diversi, perché QCA appunto può essere applicata su un insieme di casi, mentre il process tracing è singolo caso, comunque più, insomma, una manciata di casi, due o tre casi, due o tre singoli casi, cioè. Poi un'altra cosa è, non so se ho ben capito la domanda di Gianluca, perché mi stavano suonando il campanello mentre veniva fatta, però se ho ben capito, cioè, lui si chiedeva se questo metodo, cioè, può fare giustizia alle realtà locali e i diversi modi in cui viene, in un certo senso, capito, viene concettualizzato. Riformulandola nell'espressione che usi tu di ingredienti, mi chiedevo quanto possiamo, nel momento in cui lavoriamo sui case studies, codificare a monte la presenza di ingredienti coerenti con il programma, in modo tale da quantificare quegli ingredienti in termini di impatto. Quindi, per la baseline. Tu dicevi, riusciamo, no, a identificare i vari ingredienti che generano un risultato. Mi chiedevo quanto nella codifica a monte possiamo poi esplicitare criteri coerenti con il programma, per vedere quindi quanto il programma porta al risultato, inferendo in questo modo. Sì, allora, quindi diciamo che il metodo in generale è molto flessibile. Per esempio, un tipo di feedback, diciamo, che ho ricevuto da chi l'ha utilizzato è che è molto utile, perché la maggior parte delle persone pensa generalizzazione, sintesi, eccetera, ma è utile anche prima delle sintesi, perché costringe i team a fare un lavoro enorme di definizione non solo dei fattori ma anche dell'outcome, quindi che significa successo del programma. E questo, pensavo, a livello di programma potrebbe essere una challenge, come si dice challenge, potrebbe essere difficile, perché non è facile definire così in generale, ottenere una definizione di successo che si applica a tutti i progetti che stanno all'interno del programma o anche a un sottoinsieme. Però non è neanche impossibile, soprattutto, insomma, se vengono creati dei gruppi di progetti simili o comunque non completamente dissimili. E quindi, cioè, il fatto di fare tutto questo lavoro di definizione, di chiedersi, di esplicitare che cosa significa per noi successo del programma, che cosa significa per noi fallimento e quali sono tutti, diciamo, tutti i gradi intermedi, questo di per sé è utile. Quindi ancora prima, diciamo, di procedere al momento di sintesi, quindi proprio solo per costruire la tabella. Per quanto riguarda la baseline, è possibile, quindi una volta che hai definito, puoi definire a monte, insomma, non solo i fattori ma anche
diciamo, il risultato, sì, è possibile. E in generale questo metodo è utilizzato sia in maniera deduttiva, quindi partendo da una teoria, tu dici questa è la mia teoria, voglio verificare questa teoria empiricamente. Quindi in un certo senso questo mi ricorda un po' la funzione deduttiva del metodo, perché tu hai questa teoria all'inizio e dici, si presume che il programma funzioni per questo motivo, insomma che questi ingredienti siano causalmente rilevanti, eccetera. Poi magari non sai se alla fine questo sarà supportato a livello empirico. Però diciamo questo approccio deduttivo è possibile, quindi credo che sia compatibile con la cosa che dicevi. Penso che sia stata una sessione davvero molto ricca e stimolante, e come più di uno ha sottolineato, ci abbia dato anche spunti per organizzare dei momenti di confronto insomma prossimamente. A questo riguardo insomma spero che ci sarete tutti oggi pomeriggio nella sessione plenaria, che comunque c'entra molto con le cose di cui abbiamo discusso in questa sessione, e ringrazio davvero tantissimo tutti quanti per i vostri contributi e le vostre riflessioni. E vedo anche Veronica che ci saluta e esprime anche lei l'interesse per tutto quello che è stato detto.